Salve Salvini ragazzi, chi vi parla oggi è Mr. Karachi e questo è un nuovo capitolo della nostra campagnetto miniserie in Tropico 4. Tropico 4, vi ricordo, è un giocone dove bisogna essenzialmente costruire queste città in un ambiente piuttosto tropicale, come si può piuttosto anche notare. Non so perché continuo a dire piuttosto, però è bello dirlo. Ci eravamo lasciati nel capitolo scorso dove c'ero io che stavo costruendo l'aeroporto che mi serve per aumentare il tasso di turisti che viene a visitare la mia isola. In più qua c'è un nuovo quartiere in formazione. E in più, cosa veramente molto importante, è che SpongeBob, cioè il presidente, è in lista per le elezioni. Il mio avversario si chiama Claudia Ibarra, che attualmente è anche in vantaggio di poco, però attualmente è in vantaggio e la cosa non ci piace, anche perché siamo piuttosto in rosso per quanto riguarda i nostri soldi. E per cercare insomma di vincere queste elezioni, quello che possiamo fare è fare un editto per l'assistenza sociale. Ci costa 500 bei dollaroni, 20 dollaroni al mese, però vabbè, ci sta, anche perché aumenta il rispetto di tutti e questo mi piace. E un'altra cosa che potremmo fare è fare la festa nazionale, che aumenta un pochino le opinioni con i nazionalisti, che no, aspetta, con i nazionalisti, ho letto bene un attimino. Festa nazionale. Il rispetto dei nazionalisti aumenta leggermente, però ora che vedo i nazionalisti hanno rispetto con me del 100%, e quindi posso anche fare a meno di fare la... intanto abbiamo la partita, posso fare anche a meno di fare la festa nazionale. E altre cose intelligenti da fare per aumentare un pochino i rapporti con le varie fazioni, perché vi ricordo che le elezioni per vincerle bisogna... attualmente sono 114 contro 89, quindi sono in vantaggio. E per vincere le elezioni bisogna fare in modo che bene o male la maggior parte delle fazioni in città non ci disprezzi, per dirla in maniera abbastanza saggia. Ok, altre cose interessanti che potremmo fare è aumentare le cure sanitarie, gli alloggi per aumentare il parere dei comunisti, gli ambientalisti rompono sempre le balle, aumentare l'esercito e fare il nostro mausoleo. Però il nostro mausoleo, tipo, che dovrebbe essere questo qua, costa tipo 30.000 bei dollaroni, che io non ce li ho, nemmeno se ce li avessi, che non so, non ho detto una cazzata, però non importa. Facciamo andare un pochino... Oh, intanto qua ci sono sempre le baracche che si stanno sempre più sviluppando in città e spero che finiscano di costruirsi questi condomini qua, per aumentare la velocità di costruzione dei condomini. Ci mando anche il mio presidente, che dov'è il presidente? Presidente, corra presidente, abbiamo bisogno di lei per costruire un nuovo quartiere, veloce. Sì, perché ve lo dico sempre, ve lo dico anche questa volta, quando il presidente va tipo in un sondaggi preliminari, sono in vantaggio io, ok. E quando il presidente, sì, lì era un messaggio che ti chiedeva: sei in vantaggio, vuoi per caso fare dei brogli per essere ancora più in vantaggio? Io meglio di no, perché dopo se mi scoprono sono cazzi. Anche a parte che non ho mai fatto brogli. Ho vinto le elezioni, meno male. Sono contento come una Pasqua, sono bravo. Il presidente che fine ha fatto? Suggerimento, sì, cosa dico? Signorina Ananas, perfetto, mi piace signorina Ananas, è molto preparata lei, molto preparata, ok. E istituisci un programma di alfabetizzazione. Ragazzi, non so leggere, lo sapete che io non sono capace di leggere. Infatti per questo devo fare un programma di alfabetizzazione, che è questo qua, programma di alfabetizzazione. Tutti gli operai, gli studenti guadagnano esperienza il 30% più velocemente. E mi costa tipo 522 all'anno, beh dai, ci può stare. Sto spendendo un sacco di soldi in editti, cosa che probabilmente potrei evitare, visto che attualmente sono ricco. Dov'è il presidente? Presidente, ci pensi lei? Ci pensi lei? Eccolo qua. È un vero lavoratore il presidente, dov'è? Eccolo qua. Con cappellino, cappello di paglia, sigaro e panzone enorme, che è tipo, se fosse Babbo Natale si incastrerebbe nei comignoli. Non so cosa c'entra Babbo Natale, però era bello dirlo. Qua c'è anche l'aeroporto, che se lo finissero potrei cominciare a fare nuovi alberghi, nuove attrazioni per i turisti. Intanto lascio passare un po'. Se vedete che non faccio niente in questi istanti è perché minaccia di il morale degli uomini. Ma dai, ma non dire minchiate, mi voglio bene. Vediamo come sono messi.
Vabbè, più o meno sono messo bene con tutte quante le fazioni, diciamo, nessuna fazione attualmente in città mi vuole troppo male. Quello che vorrei fare però è aumentare la sanità nella mia città. Quindi per aumentare la sanità bisogna prima di tutto fare le strade. È tipo un lemma. Per aumentare la sanità bisogna fare le strade. Sanità, 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 servizi, forse qua, eccolo qua, clinica. Oppure posso fare direttamente l'ospedale. Faccio, eccolo qua, un ospedale lo faccio no, qua volevo fare il nuovo quartiere. Vabbè, lasciamo stare. E che intanto l'ospedale qua me lo costruiscono, mi aumenta un pochino la sanità. Poi altre cose interessanti da fare. 42.000 dindini, ma com'è possibile? Forse mi hanno dato un po' di aiuti umanitari. Esercito insufficiente. Devo fare l'esercito assolutamente. Aspetto un pochino che finiscano di costruire queste casupole qua. Anche perché finora ho, se non erro, solo due uffici di costruzione. Uno è questo qua e l'altro deve essere questo. Dopo non dovrei averne più nessun altro. E se continuo, minaccia di colpo di stato scongiurata. Perfetto, meno male. Mi ero preoccupato tantissimo. Si dicevo, ho solo due uffici di costruzione. E se faccio troppe costruzioni, dopo si inceppa tutto e non vanno più avanti. Qua, fra l'altro, sto facendo una marina che è dove vanno i ricconi a spendere i loro dindini. E qua ci sono due spiagge per le famiglie, le persone belle. Ok, qua ho quasi finito di fare il nuovo quartiere. Fra l'altro, siamo nel 1966. Quando arrivo negli anni 70, dovrei sbloccare, credo, i nuovi condomini. Che a me fanno cagare. Però li sblocco e dopo non posso più utilizzare questi vecchi, quindi insomma, ve lo dico, così lo sapete in anticipo. Nuovi condomini che li ho perché ho l'espansione Modern Times. Una nave appena attraccato ha portato 6 nuovi migrati a Tropico. Qua vedete, ho costruito due porti, così posso commerciare più velocemente. E pensavo, ah, qua è l'aeroporto, non finisce più sto cacchio di aeroporto, minchia. E stavo pensando dove poter fare e un nuovo piccolo quartiere. Perché se qui c'è l'aeroporto potrei fare una cosa stupida ma bella. Tipo una strada. Così. Carati, falle dritte le strade. Falle dritte le strade. Ok, così. E tipo sviluppo un nuovo quartiere per di qua. Così. No, ho sbagliato. Condomini, perfetto. Siamo arrivati ad avere i condomini moderni. E bisogna prendere su assolutamente. E tra l'altro siamo anche dentro la rete elettrica. Uno qua e uno. Solo questo ce n'è anche un altro. Ah, solo due, uno piccolo e uno basso. Si fanno cagare entrambi. Ma a me non so perché mi fanno cagare questi condomini. Ne metto un altro qua. Ok. E qua tipo sviluppo un nuovo piccolo quartiere della mia piccola città. Che prima o poi diventerà anche una grande città. Però insomma, per ora è piccolina. L'aeroporto, ma quando ci mette? Non ci credo. Quanto costa costruzione rapida? 24.000, non lo faccio. Costa troppo, costa 24.000 dollari. Non, ce li ho, però me li conservo per cose più sagge, tipo attrazioni di lusso. Ah, la nave! La faccio subito. Un attimo. O così. Facciamola così, dai. Una nave di lusso dove, vedete, qua fanno salire a bordo tipo i ricconi che vanno a spendere i dollaroni e io guadagno le belle cose. E tra l'altro, fra poco dovrei sbloccare anche un hotel iper mega grande per i turisti, appunto, che è veramente una cosa enorme. Dopo quando lo sblocco lo faccio subito perché ti riempie la città di turisti in un battibaleno, non batter d'occhio. Sì, ragazzi, non so parlare. Ogni tanto mi vengono messaggi. Ah, Karati, ha sbagliato il congiuntivo. Ah, Karati, non si dice così. Ah, Karati, ha sbagliato. E che palle, lo so, ragazzi. Portate pazienza. Portate pazienza. Dov'è il presidente? Presidente, bravo. Dirige i lavori, presidente, bravo. Guardate la barbetta. Ma gliel'ho fatta brizzolata la barbetta, neanche mi ricordo. Certo che quel sigaro è tipo, sembra che sia avvitato in bocca. Più che sono tipo anni che lo sta fumando. Attacco ribelle, che palle, devo fare esercito. Devo fare assolutamente l'esercito. E no, no, ho spostato il presidente. Presidente, costruisca l'aeroporto. Ok, facciamo l'esercito subito, immediatamente.
prigione, base militare, eccolo qua. Paga 6.000, base militare, e tipo pensavo di metterla qui. Ci sta? Non ci sta assolutamente. Qua. Oppure qua così. No, fa cagare. Qua così. È il suo po', è il posto della base militare questo. È il suo, ci dona tantissimo, ok. L'aeroporto, che palle, quando finisce di fare l'aeroporto? Ma lo stanno costruendo almeno, sì, lo stanno costruendo tutti, lo stanno costruendo e non va avanti. Dopo lo potenzio l'aeroporto diventa fighissimo, fighissimo, da panico veramente. Sì, vorrei costruire tante cose, però non posso perché ho paura di intasare le costruzioni in città. E facciamo qualcosa per i turisti? La marina la sto facendo. Cos'altro? Le spiagge, il villaggio etnico. No, il villaggio etnico fa cagare. La veduta è piccolina, occupa poco spazio e ti fa guadagnare qualcosina. Tipo qua. Una veduta qui. No, qui. Così vedono tipo l'epica mega nave. Tanto la nave qua si sta riempendo di persone che stanno prendendo il sole. Oh, la ragazza. Ok, è andata via. Vediamo qui. Spiamo. Non vedo nulla. Oh, che cazzo. Piove. Non vorrei che ribelli respinti. Ok, non vorrei che tipo non vorrei trovarmi un altro uragano in mezzo alla città che potrebbe farmi un pochino sclerare male, però non importa. E bene, facciamo assolutamente altri hotel, tipo li metto qua. E dopo qui dovrei fare tipo un garage, che così tipo i turisti vengono sul molo, arrivano al molo, in uno di questi due moli qua, prendono la macchina nel garage, perché tipo adesso i turisti se la stanno facendo tutto quanto a piedi, e dopo vanno in città e spendono i loro soldi, che è quello che vorrei, insomma. Ah vabbè, solite cose. E anche perché mi sembrava di aver letto prima che i garage qui sono piuttosto sovraffollati. Ce n'è uno qua e basta, solo un garage c'è. C'è solo un... Cos'è questo? Trattamento delle acque, costruzione rapida. 10.000, ma non lo faccio mai. No, lo tsunami! Beh, lo tsunami solitamente non fa mica tanti danni, però vediamo. Tanto le epiche animazioni qui di Tropico. Lo tsunami, un muro d'acqua. Sì, tipo lì non c'è proprio nulla. Ok. E lo tsunami solitamente quello che fa è che ti... Lo tsunami è stata l'onda migliore della mia vita, fugge. Presidente. 19 vittime, edifici distrutti 2, Ministero degli Esteri e Nightclub. Ok. E le forze internazionali ci hanno donato 6.600 bei dollaroni, che sicuramente non hanno fatto. Però commemoriamo i 19 morti in città e la distruzione del Ministero degli Esteri e del Nightclub. Sì, solitamente lo tsunami non ti fa mai grossissimi danni. Sequestro di persona, che palle, paghiamo il riscatto e via. La petroliera è un orribile... Ok, penso che ti diminuisca, però la eliminiamo. E qua tipo lo distruggono. Ciao. E vabbè. Ah, che simpatici che sono alla radio, veramente tantissimo. Altre cose da fare, tipo qui c'è uno spazietto, potrei usarlo per metterci qualcosa di piccolo, senza che qualcuno possa capire male. Ufficio turistico, loggia. Ah, negozio di souvenir, ci sta? Sì, ci sta. Riempio di negozio di souvenir, tutto quanto questo spazietto qua. Se no potrei mettere tipo un po' di piantine, qui beh, lasciamo stare. No, aspetta, faccio così. Giardini, no, questo no. Questo forse ci sta, no, non ci sta. Non ci sta, non ci metto nulla, lo lascio così. Fa un po' cagare, però lo lascio così. Ah, ho finito di fare l'aeroporto. Attualmente è, no, ok, sono arrivati i lavoratori. E 8.000 per la torre di controllo, più 20%, 20% in più dei turisti in arrivo. E lo faccio. Terminal potenziato, faccio anche questo e vaffanculo. Così c'ho un super aeroporto città. Poi più avanti ne posso costruire un altro ancora di aeroporto, ancora più grande, però lo posso fare più avanti, non adesso. E qui intanto ci sono le spiagge, che non finiscono mai queste spiagge, nemmeno il giro e nemmeno qui la marina, che palle. Devo fare, non so se fare un altro ufficio turistico.
oppure potenziare qua un pochino la mia agricoltura. Quasi quasi faccio un altro ufficio, non un ufficio turistico, un ufficio di costruzione, perché mi ci mette l'ira di Dio prima di finirmi di costruire le cose. Intanto per quanto riguarda i soldi sono messi abbastanza bene, incredibile, non ci avrei mai sperato. Tò, così, e faccio due cose, un ufficio di l'ufficio di costruzioni lo metto in una zona nuova, tipo qua, no, qua, no, così. Facciamo le cose fatte bene, eh. No, fatte meglio, anzi. Eccolo qua, la metto qua. È il suo posto questo, è il suo posto. E qui ci metto un garage. Infrastrutture, garage. Oppure lo potrei mettere qua. No, così. Così. Che tipo, tanto qui sviluppo il nuovo quartiere e si prendono il garage, le macchine che sono nel garage lì. E tipo faccio qualche... Ah! Il ristorante Galeone! Oh mio Dio, perché non l'ho fatto prima? Non lo so. Lo metto qua. Così. Questo qua è un ristorante fatto a forma di Galeone. Si chiama ristorante Galeone, chissà perché. Ed è epico, l'epicità fatta a Galeone, veramente. Ah, qua stanno costruendo i condomini moderni, che fanno cagare. A me fanno cagare tantissimo, però non posso più fare... Questi qua non so perché mi piacciono, sono un po' tipo spartani, però mi piacciono tantissimo, no, però non posso più farlo. Non vedo aerei, non vedo aerei, mi dispiace. Non ci sono aerei, neanche in lontananza, aerei, nessuno, neanche un UFO, nessuno vuole atterrare nel mio aeroporto. Grazie, grazie ragazzi, grazie per avermi fatto... Ci ho messo tipo 100 anni a costruire questo aeroporto per vedere gli aerei che atterrano e non atterrano aerei. Ok, salvataggio automatico. Sta salvando, ho finito di salvare. Facciamo altre... Eccolo qua l'aereo. Eccolo qua, epico, epico, epico. Vediamo i turisti che scendono. Vediamo. Minchia, minchia. Anche i bambini. Anche i bambini. Col giocattolo in mano. Minaccia ribelle ridotta. Ok. E anche perché qui tipo sto cominciando ad addestrare i soldati, che dovrebbero fare qualcosa. Insomma, ho finito tipo il primo condominio. E una cosa che potrei fare è cominciare a potenziare i miei vari condomini. Vedete qua, tipo sblocco il... Attacco ribelle, che palle. Sblocco il controllo climatico, che mi aumenta la qualità di vita appunto nei miei condomini. Costa 1000, quindi costa veramente un botto. E tipo potrebbe anche... Non so se mi basta l'energia elettrica della mia rete elettrica, però probabilmente posso già fare i pannelli solari. Adesso un attimino che potenzio tutti quanti i miei condomini e poi vediamo quanta energia elettrica spendo. Un attimino, è noioso da fare questa cosa, però scontro tra superpotenze e in colpa di USA e mi dà meno. Sì, io faccio così, che se ne frega. Questo e poi posso potenziare anche i nuovi condomini, perfetto. Attacco ribelle, esercito, ribelli respinti, sì, perché ormai l'esercito comincia a essere anche abbastanza bello cospicuo. E dicevo, vediamo come sono messo di energia elettrica. Il potere totale, produco 192 megawatt e consumo 157, per cui per ora ci sto dentro. Però dovrei... c'ho ancora la centrale elettrica, perché più avanti la centrale elettrica viene sostituita con i pannelli solari, o no, pannelli fotovoltaici, che sono tipo, sono meglio perché producono meno inquinamento, mi pare, ovviamente, e tipo non richiedono lavoratori per funzionare, e quindi sono epici. Bene, facciamo... qua intanto ho finito di fare il Galeone, che sta già cominciando a riempirsi di gente. Qua la ruota panoramica è piena. È vuoto! Il mio hotel è vuoto, ma non... Ah no, è pieno. E quasi quasi faccio... Tanto qua facciamo una costruzione rapida, tanto piccolino. Questo qua quanto mi costa? 1500 ed è la spiaggia. 1500 della spiaggia. E questo non finisce... Metto costruzione, priorità della costruzione alta, perché sennò non finisce. E siamo arrivati più o meno a 20 minuti di questo video qua, però visto che... I primi minuti ho parlato un pochino a vanvera, vado un altro pochino avanti così magari riusciamo a costruire qualcosa di bello. E faccio un altro molo turistico qua e un altro molo turistico, un attimino,
qua. Ok, prolunghiamo la strada. Così? Così, dai. Ok. E intanto qua vedete che stanno venendo fuori i miei grattacieli come funghi, veramente. E dopo non c'è magari qualche bel grattagelo, come parlo? Grattacielo da costruire? No, l'osservatorio meteorologico non mi serve. La banca per ora no. La borsa valori propone offerte di investimento nella tua isola. Probabilmente posso fare questo. Non so molto bene. Non so molto bene cosa fa, però pare figo e quindi lo faccio. Qua c'è il presidente da qualche parte, vediamo. Presidente! Dove sta presidente? Sì, perché c'è il sole che gira. Eccolo. No, non è lui. Eccolo qua, il presidente. Bravo presidente! Con chi sta parlando? Sta parlando con. Da solo, ok. Bravo, bravo. Continui a parlare da solo. Che più parla da solo, più le cose si costruiscono bene. Ok. Qua il mio hotel è pieno. Qua le case si dovrebbero riempire. Perfetto. E altre cose interessanti da costruire. L'università l'ho già fatta. L'Accademia delle Scienze. E dopo, tipo, mi dovrebbe permettere di... La metto qua, che non rompe tanto le palline. No, qual è il diritto a questo? L'Accademia delle Scienze dopo mi dovrebbe permettere di costruire... come si chiamano? I vivai, che intanto sblocco. Con... per fare tipo... No, rimboschimento. Le coltivazioni transgeniche, che mi permette di migliorare la qualità del raccolto di Gran Turco, penso. Che insomma è una cosa abbastanza buona. E potrei fare anche tipo qualche campo di raccolta legname. Però preferisco di no, perché sennò dopo le mie relazioni con gli ambientalisti calano veramente a mille. Non sarebbe duopo come cose. Intanto qua aerei che cadono, cioè che atterrano a manetta. La cosa mi piace veramente da morire. Devo fare altre attrazioni per tirare su ancora meglio l'economia. Altre attrazioni, tipo... Oppure industrie. Fabbrica di gioielli, non mi serve. Conservificio. Produce cibo in scatola dal pesce, caffè e ananassi. E lo faccio subito. Oppure lo faccio qua vicino. No, lo faccio qua, che non ho più le palle. Perché qui riempio tutto quanto di campi di grano, campi di... Ma io produco l'ananas, il vivaio, sì, lo produco. Produco anche il caffè, grano e grano, bestiame e questo qua che lo metto. Agricoltura biologica aumenta la produzione di papaya, ananas e banane. Ok, quindi metto per ora l'agricoltura biologica. E poi magari faccio un altro vivaio da queste parti qui per aumentare la produzione di grano. Qua intanto sono... Cos'è? I tropicali aspetta. Che palle le lezioni. Però sono mega in vantaggio per ora. Devo fare il discorso un'altra volta. Più o meno tutti quanti mi vogliono bene. Soddisfazione religiosa bassa. Ok. Religione. Dopo. Altri problemi. Industria. Vediamo. Elogia gli ambientalisti, quelli qua. Dopo un altro problema. I lealisti. Il presidente è concesso. Non ci sono mausolei. Che palle. Alloggi, facciamo soddisfazione religiosa, così il clero è felice. Ok, garage, laboratorio, ufficio di costruzione, ok. Non so se fare magari altri hotel. Ne faccio un altro qua, così. Così, tipo, più hotel faccio, più turisti posso ospitare nella mia isola e più gente c'è che spende le belle cose, vedi, in giro per la mia città. E però devo fare anche posti dove gli indie vengono spesi, tipo posso fare il villaggio etnico, la fame è bruttissimo, però mi fa guadagnare qualcosina, quindi lo faccio. Qua ho finito di fare la marina, che vabbè adesso sono in perdita per quanto riguarda la marina. In tutta la sua vita mi ha fatto spendere 330 dollari. Adesso sono andato in attivo, perfetto.
Qua intanto vediamo che la nave di lusso mi ha fatto guadagnare problemi. 50 bei dollaroni tutta la sua vita da quando l'ho costruita. E vediamo qua le spiagge, vabbè, non ti fanno guadagnare tantissimo, però bello farlo. E altre attrazioni mi servono, tantissime attrazioni. Il ristorante al centro sportivo. Ah, questo assolutamente. Lo metto qua, è un ristorante girevole. Avete sempre dimostrato la vostra gratitudine, compagneros. Stavo sentendo quello che dice il presidente. Ricordate che siete voi i miei padroni. No, i miei non ci sta. Okay. Di lavoro. No, di livello non stavo sentendo quello. Non stavo sentendo quello che diceva il presidente, era solo che non riuscivo a piazzare il ristorante. Vabbè, leggende, non mi frega. Nulla. Bene, beh, a parte che direi che è anche ora di cominciare. No, prima voglio finire di costruire questo. Quanto mi costa? 25.000. Lo faccio o non lo faccio? Sono tentatissimo di farlo. Costruzione rapida, no, non lo faccio. Ci sono già i lavoratori che stanno lavorando. Dov'è il presidente? Presidente, chiude il video, presidente. Dov'è? Chiude il video, presidente. Orco, mi sono perso. Dov'è? Ok, bravo, presidente. Dirighi i lavori, dirighi i lavori. Guardate che c'è tipo gli occhi al sole e il sigaro all'ombra. Non ci credo. Ok, vabbè, lasciamo stare. Va bene, ragazzi. Direi che per oggi più o meno è tutto. È tutto. Ah, finito il ristorante. Non ci credo, che bello che è, che bellissimo che è. Dovrebbe girare? Non gira. È girevole? Non è girevole, ho detto una cazzata, non importa. E ragazzi, dicevo, per ora più o meno è tutto. Io vi ringrazio dell'attenzione, vi ricordo di mettere tantissimi mi piace, intanto sono in vantaggio per quanto riguarda le lezioni. E vi raccomando, mettete tantissimi mi piace, l'ho già detto, non mi ricordo. Ah, sondaggi preliminari, vabbè. E noi ci vediamo al prossimo videuzzo di questa nostra campagnetta. Mi raccomando, a presto. Ciao! Mi raccomando, tenete allenati i vostri pollicioni mettendo un bel mi piace alla mia pagina Facebook, un bel mi piace alla mia pagina Google+.